Trolley 55x40x20 cm, il famoso secondo bagaglio a mano, oppure il bagaglio che mandi in stiva piccolo. Comunque, secondo bagaglio a mano che puoi portare con te con le maggiori compagnie low cost, oppure bagaglio a mano che puoi portare con te con le maggiori compagnie tradizionali. Ricorda, 55x40x20 cm le misure standard IATA che permettono di portare questo bagaglio a mano come secondo bagaglio a mano, come primo bagaglio a mano, seconda delle compagnie, ed è accettato da tutti. Accettato da tutti. Se lo prendi in queste misure, anche se magari qualche altra compagnia low cost ha un centimetro meno, fregatene, questo bagaglio è accettato ovunque. Ce ne sono di morbidi, di rigidi, ibridi, insomma ce ne sono tanti modelli. Io te ne porto 10 che ho avuto modo di provare nel tempo o che mi piacciono e voglio provare a breve, comunque la maggior parte l'ho provata. Ti dico anche che qui sotto in descrizione trovi i link a tutti i bagagli che porto qui con me, te ne sconsiglio anche uno, ce n'è un 11° che vado a sconsigliare, che è super comprato, ma io lo sconsiglio assolutamente per motivi validi e ti spiegherò. Ripeto, trovi tutti i link per acquistarli su Amazon qui sotto in descrizione. Se tu li acquisti con quei link, a te non costa assolutamente nulla di più, anzi, così supporti il progetto di Viaggio Vero, perché a me una piccola cifra, qualche centesimo, arriva al sottoscritto. Se lo tolgono loro per darlo a me, quindi perché no? Ti ricordo ancora una volta Super Travel Club, che è un altro dei modi per supportare il progetto di Viaggio Vero e di Livers. Quello che è Super Travel Club è un club di viaggio e crescita personale, tantissimo contenuto, destinazione Italia, destinazione mondo, interviste ad expat, corsi veri e propri per viaggiare, una marea di contenuto. Entra intanto nella parte completamente, e sarà sempre così, gratuita attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione. Comincia a orientarti e poi vedrai quanto valore, quanto contenuto. Ah, siamo quasi 600 ormai, eh? Ti farò vedere questi 10 più uno bagaglio che sconsiglio, cioè 10 bagagli che consiglio e uno che lo sconsiglio, te li farò vedere direttamente dalle pagine, dalle loro pagine di Amazon, e ti spiegherò perché ti consiglio e perché ti sconsiglio. Te ne faccio vedere sia morbidi che rigidi che ibridi, te ne faccio vedere sia da poco prezzo che da prezzo superiore, ricordando sempre che la qualità paga, nel senso, se tu paghi pochissimo per un bagaglio oggi, vuol dire che quel bagaglio ti durerà veramente poco, a meno che tu non viaggi una volta ogni 7 anni. Se tu viaggi una o due volte all'anno, fai la spesa una volta e quel bagaglio, quel trolley, ti rimarrà per anni. Io ho dei trolley che utilizzo che hanno 7, 8, 10 anni e non si sono mai rotti. D'altra parte ho acquistato a volte dei trolley veramente sgrausi, come si dice, che mi sono durati un viaggio. Mi si è rotta una ruota, non c'era il ricambio, si è aperta la cerniera, non c'era il ricambio, insomma un casino. Spendi qualche euro in più, a volte qualche decina di euro in più, ma veramente farai un investimento. Chi più spende, meglio spende, anche per quanto riguarda i bagagli. Andiamo in ordine di prezzo e andiamo direttamente sul mio schermo e andiamo su Amazon per vedere il primo bagaglio, il primo trolley che ti consiglio. Qua stiamo parlando di un trolley morbido, di un trolley non di quelli rigidi, è un Cabin Go. Ti farò vedere alcuni modelli della Cabin Go e Cabin Max perché sono molto molto richiesti. Come vedi, qui è molto chiaro, Cabin Go, questo modello, valigia trolley morbido, 55x40x20, 4 ruote, anche le 4 ruote sono molto più comode delle 2, ma non sempre, io ne ho uno da 2 ad esempio, che è molto comodo, però 4 ruote è ancora più comodo, valigia ideale a bordo di Ryanair, Alitalia, Air Italy, EasyJet, Lufthansa, Air Italy è fallita, però vabbè, a parte quello, ti dà l'idea che sia un bagaglio valido per tutte le compagnie aeree low cost. Stiamo parlando, lo ripeto per l'ennesima volta, per quanto riguarda le compagnie low cost, di bagagli, secondi bagagli a mano, Ryanair, EasyJet, Wizz Air e Vueling, perché solitamente ti fanno portare un piccolo bagaglio a mano che abbiamo visto in un altro video che ti faccio passare qui sopra e trovi anche qui sotto. Ti ho fatto vedere i modelli che piacciono a me, sono zainetti e mi piacciono, però i trolley sono quelli secondo bagaglio a mano, quelli con cui puoi fare veramente un viaggio di 3-4 giorni via, per quanto mi riguarda anche di più, però dove ci sta roba. Quindi secondo bagaglio a mano per la maggior parte delle compagnie low cost, bagaglio a mano che puoi portare per la maggior parte delle compagnie tradizionali.
Questo Cabin Go costa 50 euro, 49,90, tu vedi qua i prezzi IVA esclusa perché ho un account business, però costa 49,90, quindi molto molto valido, qualità medio-alta. Cabin Go è una sicurezza, questo è il primo bagaglio che appunto ti consiglio, bello modulare, consigliatissimo. Secondo bagaglio, sempre un Cabin Go, ma un ibrido in questo caso, un trolley zaino bagaglio. Perché? Perché può essere portato anche a zaino, vedi? Qui dietro si tolgono le fibbie per lo zaino e appunto si può mettere a zaino. Non è proprio uno zaino stracomodo perché ha comunque la struttura da trolley, però può essere utilizzato in diversi modi, sia come appunto trolley, sia come bagaglio. Questo ibrido piace parecchio, è stato comprato da tante persone, costa 40 euro, 39,90, sempre Cabin Go, una sicurezza nella qualità prezzo, stiamo parlando sempre di qualità prezzo, non di eccezionalità di qualità, ma qualità prezzo, 55,40,20, approvato volo IATA, EasyJet e Ryanair. Non avrete nessun tipo di problema con questo tipo di bagaglio. Terzo bagaglio che andiamo a vedere è un Cabin Max. Cabin Max anche in questo caso è un ibrido, zaino trolley morbido, 30 litri, 45-36-20, ancora più piccolo rispetto alla misura 55-40-20, quindi contiene un po' meno roba, però è comodo proprio per il suo essere ibrido, può essere preso in diversi modi e viene accettato praticamente ovunque. È un Amazon Choice, quindi secondo me è valido, costicchia un po' per il tipo di bagaglio che è, 60 euro, 59,95, però ha delle buone recensioni, leggetevi le recensioni, quasi 5 stelle piene, ha una buona assistenza, Cabin Max anche qua, qualità-prezzo, stiamo parlando comunque di zaini che sotto i 40 euro secondo me non ha senso acquistare, cioè bagagli che sotto i 40 euro non ha senso acquistare, a parte quello che ti faccio vedere adesso, che però, cioè, devo dirgli anche un po' di verità. Detto questo, il Cabin Max Greenwich, a seconda di come si dica, se all'americana o all'inglese, è consigliato, provato, io non è il mio bagaglio ideale, devo dire la verità, perché è veramente piccolino, però è molto maneggevole. Chi ha bisogno di un trolley da portare, che però si possa portare anche zaino in spalla, potrebbe essere un'idea. Cabin Max, anche questo qualità-prezzo molto elevata. Andiamo avanti, questo è quello più economico che ti faccio vedere oggi, 39 euro, comunque ti dicevo anche questo, 40 euro, l'avrai visto milioni di volte in aeroporto, è della Klaxon, 55-40-20, perfetto per le low cost. Io l'ho provato, ce l'ho a casa, l'ho usato diverse volte, non posso dire che abbia una qualità estrema, nel senso che se io utilizzassi sempre questo bagaglio, io credo che nel giro di un paio d'anni forse qualche problema lo avrebbe. Ha due ruote basta, non costa tanto, costa poco, 40 euro, è qualità prezzo virante un po' verso la qualità medio-bassa. Costa poco, impermeabile, semirigido, perfetto per le compagnie low cost, nessuna mai ti dirà problemi, infatti vedete che qua compatibile con le low cost, ce lo mettono anche con l'adesivone sopra. Insomma, se avete un budget molto basso e vi serve un trolley capiente, perché questo è un trolley capiente, può essere una soluzione. Ripeto, non è quello che preferisco qui, assolutamente, ce l'ho a casa, lo uso raramente e lo devo consigliare, consiglio tutti gli altri rispetto a questo, perché è forse quello un pochino meno qualitativo. Detto questo, Eastpak, cominciamo a salire un po' di prezzo, ma di nuovo con un Amazon Choice, 99 euro e 15 centesimi, comincia a essere un prezzino, però comincia a essere un bagaglio serio, comincia a essere un bagaglio che comincia a avere un valore. Questo modello, ce ne sono di tanti modelli, anche di misure. Questo modello, compratissimo, oltre 2500 voti, è quello più piccolo. È quello più piccolo che ha dimensioni 51-32x23. Quindi teoricamente 55-40-20 sborda di 3 cm. La realtà è che ce l'ho provato, l'ho regalato adesso, non ce l'ho più con me. Ce l'ho avuto, l'ho provato e passa tranquillamente nei misuratori di Ryanair, di EasyJet, di Wizz Air. Non lo dovete riempire a palla, mi raccomando, ma quei 3 cm non danno nessun tipo di problema. È un super trolley, ragazzi, è morbido, Eastpak però secondo me è una garanzia, costicchia sicuramente,
ma è assolutamente valido, molto molto campiente, lo trovate in tanti colori. Attenzione alle misure che prendete, perché ripeto, ce ne sono di tante misure. Quello che va bene in questo video è quello piccolo, quello da, appunto, che lo vedete qui, 23x32x51. Attenzione, perché altri modelli non vanno bene come modello Ryanair. Controllate queste misure. 99 euro, costicchia, però ripeto, alto livello. Continuiamo con alto livello American Tourister. Sicuramente ve ne faccio vedere due, uno morbido o semirigido, come lo vuoi chiamare, questo qui assolutamente perfetto in diversi colori. In questo caso c'è un'offerta di questo colore, ma solitamente costa un po' di più, comunque 90 euro circa, più o meno tra i 90 e 100 euro. Questo è 55-40-20, quindi assolutamente nessun problema, capiente come gli altri. Un bagaglio da low cost, come secondo bagaglio low cost, non è molto modulare all'interno, ha solo un grande tascone e il vano, diciamo, degli oggetti, però stiamo parlando comunque di American Tourister, quindi qualità alta. Anche qua diverse misure, quello che voi prendete quello S, perché è quello che sta nei misuratori, appunto, di Ryanair, EasyJet, Wizz Air, eccetera. American Tourister lo consiglio assolutamente. Apro una piccola parentesi prima di continuare su questo, che è stravenduto, 26.329 voti, molti, cioè, è assolutamente valido come bagaglio, è Amazon Basics, 45,98, 46 euro costa, quindi non costa poco, però attenzione, perché questo non va bene, cioè non lo comprate per quello che vi sto dicendo io in questo momento, ovvero secondo bagaglio a mano Ryanair, EasyJet e Wizz Air, bagagli low cost in generale, per bagagli per compagnie low cost in generale, perché questo non va bene. Vi beccano, vi può andare bene qualche volta, ma se vi beccano, questo non entra nei misuratori. Uno, perché è rigido, due, perché non rientra in quelle misure. Le misure di questo trolley, infatti, sono tutte un po' nascoste, perché dice trolley rigido a 55 cm. Si fa fatica a trovare le misure, le trovi solo qui, dimensione prodotto, è 55 cm, quindi 55 qua ci starebbe, 40, quindi ci starebbe perché è 38, 26, perché non è nemmeno 25, è 26, è più verso il 26 che 25, quindi 6 cm su una valigia rigida si fanno sentire e non entrano assolutamente, questo non entra assolutamente nei misuratori Ryanair. Andate a vedere le domande e risposte, andate a vedere le recensioni, perché purtroppo quelli che le hanno date negative è perché sono stati sgamati da Ryanair, EasyJet, Wizz Air, e hanno dovuto pagare la penale e mandare questo in stiva. Questo non ve lo consiglio, costicchia comunque 46 euro. Se lo trovate come Amazon Choice, sappiate che è un validissimo trolley Amazon Basics, ma non è per i voli low cost. Attenzione, perché qui rischiate. Per Alitalia può andare bene, per le compagnie tradizionali può andare bene, ma per i misuratori Ryanair e EasyJet questo non va assolutamente bene. Attenzione, quindi non compratelo se vi serve per volare con le low cost. Continuiamo, eravamo rimasti all'American Tourister morbido, diciamo, passiamo a qualche bagaglio rigido. Roncato, uno dei miei amori, costa 100 euro, ma l'abbiamo già visti da 100 euro in offerta adesso. Io ho una valigia Roncato da stiva, non rigida, morbida, semirigida, ma se comprerò mai un bagaglio rigido, che non mi piacciono, quindi non li compro, però se comprerò mai un bagaglio rigido e voi vi trovate quei bagagli rigidi, comprerei questo. Questo è quello che comprerei. 99,99 e 99,90, meno di 100 euro. 100 euro è il bagaglio per me perfetto, rigido, Roncato, qualità. Se si rompe una ruota, e sono quattro, comodissime, trovate il ricambio a pochi euro. Insomma, ragazzi, l'ingresso IATA, cioè l'apertura IATA, ha il lucchetto, ha tante cose che secondo me permettono di dire che questa è un grandissimo trolley. Le misure 55-40-20, perfetto assolutamente per qualsiasi compagnia low cost, addirittura i ferma abiti molto modulare all'interno, diversi tasconi e taschine, insomma è il bagaglio che consiglio tra questi 10 se dovessi comprare un bagaglio rigido e vorresti rimanere a un prezzo che abbiamo visto adesso sui 100 euro. Se poi vuoi andare un po' più su di prezzo, c'è di meglio, chiaro, però Roncato è comunque qualità. Samsonite, altra marca storica di valigie, vi faccio vedere un modello semirigido, morbido, diciamo, 55-40-20, quindi anche qua misure perfette per le compagnie low cost. Samsonite si paga 134 euro questa valigia, indistruttibile,
l'ho avuta per anni una Samsonite, mi sono stufato di usarla sostanzialmente, adesso la usano i miei. Ha già tutti gli accessori come lucchetti, chiavi, TSA, quindi apribili dal personale dell'aeroporto senza rompertele. Insomma, qua stiamo parlando di qualità altissima. 134 euro, indistruttibile, ti dura una vita, ricambi comunque dovunque, due ruote, non quattro, quindi forse io ti consiglio quella della Roncato che costa 34 euro in meno. Però quella là è rigida, questa è morbida. American Tourister Rigider, un altro bagaglio fighissimo. Questo è uno dei più venduti in assoluto tra i bagagli rigidi e di costo medio-alto. 118 euro, 55 misure valide perché sono 55, 40, 23. Attenzione, questo però entra, l'ho provato, entra nei misuratori. Andate a vedere domande e risposte, non ci sono problemi. 4 ruote, rientra assolutamente, nessun problema anche per quei 3 centimetri. Perché anche se è rigido c'è un gap, c'è un po' di gioco sui 3 cm, quindi non vi preoccupate. Diversi colori, è molto bella la valigia, molto bella, super modulare all'interno, 4 ruote con i ricambi American Tourister e anche qua cerniere, lucchetto, TSA, tutto quello che deve avere una valigia che ha un certo costo. Questa è una delle più amate su Amazon di costo medio-alto. Io prenderei la Roncato perché mi piace più a livello estetico, queste sono troppo colorate per i miei gusti, però a chi ama le robe colorate, se dovessi prendere una valigia rigida è la mia seconda opzione, assolutamente. Sempre rigida, l'ultima che ti faccio vedere, nome indicibile, l'avevo fatta vedere anche in un altro video in passato, altra valigia stravenduta e super amata tra le valigie rigide, Hauptstoffer, tedesco immagino come marca, bagaglio a mano rigida, misure, colori tantissimi anche in questo caso, poi di diverse misure, tu prendi quella da 55 perché sennò è un casino, 55, 35, 20, un filo più piccola delle altre, un filo più piccola di quella di Roncato, un filo più piccola di quella di American Tourister, rigida, però certezza al 100% di non avere problemi, lo dice anche qua, cabin size approved for EasyJet, Lufthansa, Eurowings, Ryanair, Condor, British, ci sono tutti praticamente le compagnie low cost and many more, quindi praticamente tutte, non avrai problemi con nessuna, ci credono tanto nella loro qualità, ha una garanzia di 5 anni sul il guscio e 2 anni sulle ruote eccetera, 2 anni se le usate tanto, perché se le usate poco vi dura anche 20 anni questa cosa qua. 102 euro, un ottimo bagaglio. Ripeto, fra questo e Roncato secondo me sono validi entrambi. Io preferisco quello della Roncato, ma per una questione estetica, per una questione di marca, per una questione di ricambi più semplici da trovare in Italia. Ma questo è un bagaglio meraviglioso. 4 ruote anche questo, tanto di cappello e sono tutti bagagli veramente validi. Con questo ho concluso, ti ho fatto vedere 10 bagagli fra semirigidi, morbidi, ibridi e rigidi. Di diverso prezzo, siamo partiti dai 40 euro più o meno, sotto non ti consiglio di andarci, con un bagaglio comunque che se vuoi risparmiare veramente tanto lo puoi prendere, ma se no non ti consiglio, ma siamo poi saliti fino ad arrivare a 45-50 euro con dei trolley ottimi, super consigliati, per poi se volete fare un investimento, come dicevo all'inizio, e non sbattere via soldi ogni 3-4 anni per un bagaglio, andare a pagare un centinaio di euro, vi trovate il bagaglio perfetto per voi e non lo cambiate per 10 anni, siete a posto, questo ve lo garantisco perché io faccio così sostanzialmente. Chiaro, io ne devo provare tanti, ne provo tanti, questi li ho, come dicevo, provati quasi tutti, non tutti, 2 o 3 non li ho provati, li voglio provare, ma altri li ho provati, li ho usati, li ho regalati o li ho venduti, perché quando ne cominci a prendere tanti per provarli o che te li regalano o comunque che li compri, ne compro anche parecchi, poi non li tengo perché sennò non ho proprio lo spazio fisico per tenerli, tengo solo quelli che mi piacciono di più. Tra questi, come detto, io non amo i bagagli rigidi, quindi difficilmente ne comprerò uno, ma se ne comprerò o sarà quello della Aubl, che non so dire, oppure quello della Roncato al primo posto. Quello della Samsonite morbido è un grandissimo bagaglio e secondo me il trolley da comprare è morbido, semirigido, che ti dicevo anche prima, che ho provato, che però adesso ho regalato, è quello della Eastpak e mi sono quasi pentito di averlo regalato, quindi quello è secondo me tra i semirigidi quello che consiglio di più,
con una durata medio-lunga, ecco, medio-lunga, più lunga che media. Prima di salutarti ti ricordo ancora una volta Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia, non aggiungo altro, tutti i contenuti li trovi iscrivendoti alla parte principale completamente gratuita, il link lo trovi qui sotto in descrizione, ci vediamo dentro perché lì si fa veramente la storia. Come dicevamo, stiamo veleggiando veloci verso i 600 iscritti alla parte completamente gratuita. E se questo video ti è tornato utile, ti è piaciuto e ti ha aiutato a scegliere il tuo trolley 55-40-20 secondo bagaglio a mano da portare con te in volo, beh, pollicioni verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice, per questo ti ringrazio. Se non sei ancora iscritto, iscritta a questo canale, è il momento giusto. Faccio una sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella di fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti, le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero e buon viaggio!